Preambolo. Nel precedente video dal titolo Internet è una ciofeca, dove ho volutamente scelto di non poter commentare, invito a vedere fino alla fine il suggerimento proposto del video Terra piatta, Google censura completamente fuori controllo, di cui trovate il link anche nella descrizione di quel video. Questo per farvi comprendere che non si tratta assolutamente di un bug come ventilato da qualcuno, ma che questo tipo di limitazione è iniziato dal 2019 e va avanti da 3 anni. John Johnston, secondo Wikipedia, è stato un medico, biologo e botanico polacco discendente dalla nobiltà scozzese e imparentato con la famiglia polacca Leszczynski. Nel suo libro Historia Naturalis de Quadrupedis Libricum Aeneis Figuris, che si trova presso la New York Public Library, scelse di raffigurare alcuni animali diversi. Trovate il link nella descrizione del video per scaricare il libro completo in PDF. Tra orsi, scoiattoli, leoni, mucche, alci, rinoceronti e altri animali comuni, il signor Johnston ha deciso di presentare almeno 6 diversi tipi di unicorni. Capisco che gli unicorni siano considerati un animale mitologico, tuttavia sono raffigurati su più dipinti, non di fantasia di un passato, non poi così lontano. È molto facile dire che l'autore stava solo immaginando le cose e non intendeva veramente che fossero reali, ma nel suo libro non ha differenziato gli unicorni in alcun modo, forma o sagoma dagli altri animali. Li ha semplicemente inclusi insieme, come fossero normali animali. Ci sono centinaia, se non migliaia, di anomalie che indicano esperimenti genetici e cataclismi, reset negli ultimi secoli, sfogliando il libro. Personalmente penso che John Johnston ha semplicemente disegnato quello che ha visto. Anche altre pubblicazioni di non molto tempo fa descrivono gli unicorni come animali normali. Questa pubblicazione è veramente interessante. Ovviamente, alcuni degli animali raffigurati dall'autore non esistono più, eppure non sembrano così diversi da quelli normali che esistono ancora oggi. Secondo la leggenda, Alessandro il Grande incontrò per la prima volta un unicorno quando aveva circa 13 anni e uno fu presentato in vendita a suo padre Filippo, re di Macedonia, da un tessalonicese di nome Filonico. Chiamato Bucephalus per via del suo corno, il nome significa letteralmente, se non molto poeticamente, testa di bue, la bestia si scagliava così furiosamente ad ogni tentativo di montarlo che presto i campioni di Filippo si arresero e fu portato via come del tutto inutile e intrattabile. E questo che vedete è dal quadro Le magnificenze pubbliche del carosello realizzata nella Piazza Reale di Parigi, fonte 1612. La Dama e l'Unicorno è un ciclo di arazzi fiamminghi della fine del XV secolo. Costituisce una delle più importanti opere di arazzeria del Medioevo europeo. È composto da 6 pannelli, tutti con lo sfondo rosso, con al centro la Dama con l'Unicorno e il Leone e intorno altri piccoli animali, alberi e fiori. Gli stendardi e gli scudi portano l'emblema di Jean Lévis. 5 pannelli sono dedicati ai sensi. Il gusto. La dama sta prendendo un dolce dall'alzata che le offre un'ancella. Ai suoi piedi anche la scimmietta sta mangiando un dolce. Il leone e l'unicorno reggono stendardi e portano mantelli con l'emblema delle 3 mezzelune. L'udito. La dama suona un organo appoggiato su un tavolo. L'ancella aziona il mantice che invia l'aria allo strumento. La vista. L'unicorno si contempla in uno specchio retto dalla dama, seduta con le zampe dell'animale in grembo. L'olfatto. La dama prepara una corona con i fiori che l'ancella le porge su un piatto. Altri fiori con cui gioca la scimmietta sono stati raccolti in un cestino. Il tatto. La dama accarezza con la mano sinistra il corno dell'unicorno e con la destra regge una bandiera. Amoncelle Désir.
al mio unico desiderio. Quest'ultimo pannello, più grande degli altri, differisce nello stile ed è di interpretazione più difficile. La dama si trova di fronte ad una tenda che porta in alto la scritta «A mon seul désir», al mio unico desiderio, tenuta aperta dall'unicorno e dal leone. Nelle mani tiene un velo che contiene la collana, quella che portava negli altri razzi, e la ripone nel cofanetto che le porge l'ancella. E questo è un unicorno che risale al 1250-1260 di artista sconosciuto. La descrizione dice: con un debole per le vergini, l'unicorno, a lungo considerato una creatura mitica addomesticata della tradizione, è tutt'altro che docile. Castità, una vergine e un unicorno, dipinto ad olio di un discepolo di Timoteo Viti. Donna con unicorno, dipinto di Giorgione. La fanciulla e l'unicorno, antico dipinto del Domenichino. Signora con unicorno di Raffaello Sanzio. Signora con l'unicorno, Leonardo da Vinci. Unicorno, Marin de Vos, 1572. Moretto da Brescia fra il 1530 e il 1534. La caccia all'unicorno è il titolo convenzionale attribuito ad un ciclo di arazzi realizzati tra il 1495 e il 1505. I sette pannelli che compongono l'insieme mostrano un gruppo di nobili che danno la caccia con i cani ad un unicorno e infine lo catturano. I cacciatori entrano nel bosco. Le trappole mistiche dell'unicorno. L'unicorno viene scoperto. L'unicorno viene assalito, l'unicorno si difende, l'unicorno è catturato e condotto al castello, l'unicorno è curato e tenuto in cattività. Ma siamo sicuri che gli unicorni erano solo nella mitologia?